Ciao. Ciao. Come ti chiami? Ivan. Dove siamo qui? Qui siamo a Firenze. Siamo qui perché avevo una casa e mi hanno sfrattato. Vai, entra, entra, sistema, si fa giù. Vai, vai. Chiudi la porta, magari. Chiudo. Io sono qua sotto, ora. Senti, vedo due panchetti, ci si mette a sedere e si chiacchiera? Allora, mi racconti la tua storia. Io ho 54 anni e io sono rimasto solo e così mi sono rivolto ai servizi sociali per il pagamento dell'affitto, anche perché non posso fare lavori pesanti tranne in categorie protette. Tu sei invalido? 100% sì. Per che cosa? Una spondilodiscite alla schiena, cioè. Che cos'è? È un'infezione in stafilococco, ho perso la sensibilità alle gambe e quando piove sento che mi si chiudono ancora. Come oggi? Come oggi? Sì, stamattina mi è successo proprio questa cosa che hanno messo. Senti, tu di pensione di invalidità quanto prendi? 300 euro al mese. Dopo 3 giorni non c'ho più niente, finiti. Fra quelli che devo rendere perché qualcuno me li presta, fra quelli che spendo per il mangiare. Tu eri in una casa da cui sei stato sfrattato, come mai? Per morosità, perché il comune a un certo punto ha smesso per motivi che non c'era fondi e io mi sono trovato proprio in difficoltà. Ora sono fuori, io, la mia compagna e il canino, ci sapeva. Come si chiama il cane? Kira. Qui dove siamo ora? Qui siamo in uno spazio stato dato, offerto da te. Io ti voglio anche ringraziare, grazie Saverio per avermi ospitato qui. Senti, è difficile in questa situazione chiedere un progetto per il futuro, però tu che cosa hai pensato per il futuro? Vorrei credere che il comune si facesse avanti e mi desse un appartamento. Questo sì, vorrei crederlo. E presente? Che fai in questi giorni? Cerco di fare qualche lavoretto per conto mio, così. Tipo? Tipo vendo articoli sanitari, tipo detergenti per il water, per i negozi. E quelle 15, 20, 30 euro spero sempre di guadagnarle. E vivo di speranza, anche se non sempre non è così. E io sono proprio scoraggiato in tutto e per tutto e non so dove, che pesce prendere a questo punto. Sono proprio andato giù con una delusione incredibile, veramente. Tu sei scoraggiato, ma hai una grande dignità, ti mantieni comunque bene, fai la barba. Certo, certo, per quello senz'altro, sì. Quello non mi trascuro io assolutamente, no. Ora però sarà più difficile in questo... No, ma io vado a bagni pubblici a lavarmi, io devo lavarmi un giorno che non c'ho noia, sono fatto così proprio. Anche perché con questa infezione prevede che sia nel pulito, ecco, più possibile. Tu dovessi fare un appello a chi vede il video, cosa chiederesti, cosa ti interessa di più? Avere un appartamento, una casa, pagarmi l'affitto e un lavoro anche, un lavoro stabile che nessuno mi manda via. Tu che lavori hai fatto nella tua vita? Io ho lavorato per la Firenze Parcheggi, ho lavorato 13 anni in una tipografia come compositore, ho lavorato per Publiacqua altri 3 anni, ultimamente invece portavo le casse con i defunti nelle chiese e io mi sono ammalato in quel lavoro lì. Quello che mi appassionava di più era il meccanico di motorini. Io un motore praticamente lo smonto e lo rimonto vite per vite. E mi sarebbe piaciuto approfondire questa cosa con un negozio anche, però non è stato possibile. Anche lì, un fallimento di tra l'altro, insomma. Noi non ci si perde di vista, ci si rivede fra qualche giorno. Sì. E mi racconti come sta andando. Va bene, senz'altro, sì.